Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Come sapete, sono un nerd e, essendo nativo della X Generation, ho vissuto quella che è stata la transizione tra la tecnologia analogica e la tecnologia digitale. E per questo motivo sono un grande appassionato di quella che è stata un po' la tecnologia vintage, quella con cui sono cresciuto, quella che ho intravisto quando ero piccolo, che ha fatto parte della mia infanzia o che semplicemente so che è stata parte della mia infanzia, anche se non sono arrivata a vederla, a toccarla con mano. E non sono il solo, perché oggi voglio parlarvi di un canale YouTube di un ragazzo, lo chiamo amichevolmente così perché tendenzialmente siamo quasi coetanei, Marco ha 50 anni, io vado per i 46, quindi siamo lì lì. Infatti vi voglio parlare del canale di Marco Valleggi, innanzitutto andate e iscrivetevi al canale, è un appassionato di tecnologia che ci porta un po' quella che è stata la tecnologia analogica e non solo, anche alcune innovazioni e tecnologia digitale e degli ibridi molto molto simpatici, con tutta la divertente rumorosità toscana che lo contraddistingue, in un canale realizzato principalmente per divertimento, ma che da pochi giorni, rispetto al momento in cui sto girando questo vlog, ha anche festeggiato l'importante traguardo dei 100.000 iscritti, per cui gli vanno anche i miei più grandi complimenti. Marco è un grande nerd, è cresciuto con alcune serie TV, o come li chiamavamo noi all'epoca, alcuni telefilm, come uno che è stato una parte molto importante della mia infanzia, un telefilm di fantascienza intitolato Spazio 1999. E ritorniamo in quel telefilm, ritorniamo in quella serie TV, ritorniamo sulla Luna che è uscita fuori dall'orbita terrestre, sta vagando nello spazio, e alle avventure che succedono a questi personaggi, in particolar modo a uno strumento che avevano a disposizione questi personaggi, che serviva come comunicatore, come meccanismo per interfacciarsi al computer. Fondamentalmente uno smartphone dei primi anni 70, il Comlock. E parliamo della sua edizione tutta personale del Comlock, che è il primo video che vi segnalo, andate, dategli un'occhiata, guardate il progetto pazzesco con il quale ha realizzato una replica del Comlock e in che modo è riuscito a mettersi in gioco per cercare di realizzare un Comlock il più possibile simile all'originale degli anni 70. Ma come vi dicevo, Marco è anche un personaggio che punta a divertirsi nel realizzare i video sul suo canale. Infatti voglio segnalarvi uno dei suoi video un pochino più datati, ma che è stato uno dei primi video che ho scoperto quando ho scoperto il suo canale, quando ancora era un po' più piccolino, che è un video che mi ha divertito tantissimo. Un modo un po' di prendere in giro gli spot pubblicitari, un po' di prendere in giro le soluzioni tecnologiche, ma anche un modo di mostrare la sua grandissima simpatia ed ironia. Sto parlando della presentazione della Procorta! E tra le altre cose sul doobly-doo trovate un video risposta che gli è stato presentato poco tempo dopo, nel quale scopriamo che alla fine questo prodotto è stato realizzato per davvero. Marco è anche un grandissimo sperimentatore, e il suo modo di sperimentare, di mettersi in gioco, di realizzare qualcosa legato all'elettronica, legato al tema nerd, ma anche legato al tantissimo lavoro manuale, lo possiamo vedere in alcuni suoi progetti, come abbiamo visto il Comlock, ma anche delle cose un pochino più semplici, almeno per chi ha una buona manualità. In questo caso andiamo alla scoperta della sua soluzione tecnica per realizzare un nuovo computer con cui gestire lo streaming, ma in particolar modo del realizzarsi un case molto molto particolare, un case piramidale ispiratogli da un altro amico su YouTube, il grandissimo Davide di StockDroid, e quali sono state le soluzioni con cui il buon Marco ha realizzato interamente da solo un case piramidale veramente bellissimo e addirittura con un occhio magico. Quindi andate a dare un'occhiata al video del case piramidale. Lui è Marco Valleggi, è toscano, è simpaticissimo, andate a dare un'occhiata al suo canale e iscrivetevi se non lo conoscevate già. E parliamo un pochettino di temi nerd, parliamo innanzitutto dei video che vi ho segnalato. Voi di che generazione fate parte? Avete vissuto anche voi la transizione tecnologica dall'analogico al digitale? Vi ricordate Spazio 1999?
1999 o non l'avevate mai sentito nominare, oppure l'avete visto ultimamente, non so se c'è su qualche piattaforma di streaming, o magari vi siete mai trovati in una delle situazioni di cui ci parla Marco quando presenta la Procorta. In generale, che rapporto avete con la tecnologia? Vi piace andare alla scoperta di questi canali YouTube, di questi contenuti che richiamano un po' la tecnologia vintage e magari cercano di dargli anche un'impronta moderna? Oppure no? La tecnologia del passato è bene che rimanga nel passato ed è meglio portare avanti la tecnologia come qualcosa di moderno e di in costante evoluzione? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Come sempre, grazie per avermi seguito sino in fondo, mettete pollice in alto e condividete con gli amici, iscrivetevi per il buon profumo di nuovo iscritto, qui in alto trovate lo scorso episodio, in basso un video che secondo YouTube potrebbe interessarvi, cliccate sulla mia faccia per iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!